Consiglio. Lo invito qua sul palco. Tra l'altro, ciao Matteo, benvenuto. Tra l'altro, se c'è anche, se uno parla anche con i simboli, venire qui scravattato, con la camicia aperta, fa caldo sì, ma significa che bisogna anche un pochettino, come dire, togliersi quella camicia di forza che abbiamo sempre avuto addosso. No, no, vai, poi ti lascio. È che avevo caldo. È che ci avevi caldo, però anche il paese ha caldo, allora risolvi i problemi, Ti aspettano. Parecchia carne al fuoco. Grazie. Ciao. Grazie Alessio. Signori presidenti, presidente Squinzi, imprenditrici e imprenditori tutti, io intanto vi ringrazio dell'invito e sono molto felice di averlo onorato. Più forti, come si fa a essere più forti oggi? Mi stavo preparando mentalmente le cose da dire stamattina mentre venivo, anzi oggi pomeriggio mentre venivo qua, ho detto, potrei iniziare dal fare un grande elogio agli imprenditori veneti che sono la colonna del paese. Lo fanno tutti, no, è vero, però lo fanno tutti. Cioè tutte le volte arriva un politico e vi dice da Roma che gli imprenditori veneti sono la colonna del paese, poi però non cambia niente. Allora io lo penso, lo credo, ma per scaramanzia vorrei non dirvelo. Ho pensato, proviamo a fare un'altra cosa, facciamo l'elenco delle cose che abbiamo risolto nei primi 3 mesi. Ho detto, posso fargli l'elenco del 10% in meno di IRAP, l'investimento sui consumi, il decreto lavoro, e poi ho detto, però perdi tempo, non è che vai a fare la pubblicità progresso o regresso a seconda di punti di vista. E allora mi è venuto in mente di raccontarvi quello che ho visto ieri sera. Stamattina era su YouTube, forse qualcuno di voi l'ha visto alla televisione, un ragazzo di San Giovanni Persiceto, che è quindi a Bologna, che ha vinto, che ha coronato un sogno che sembrava impossibile per un ragazzo della provincia di Bologna. Ieri con i San Antonio ha vinto l'NBA. Marco Bellinelli ieri ha vinto insieme alla sua squadra, non da solo, il più prestigioso torneo di basket a livello mondiale, e l'ha vinto un ragazzo italiano per la prima volta, l'anello. Cioè, sì, Renzi, ho capito, però non è che qui già abbiamo parlato di calcio tra Sassuolo, Hellas e Lane Rossi. Tra l'altro Sassuolo e Fiorentina evitiamo di parlarne perché lasciamo stare. Chi ha visto quella partita sa a che cosa mi riferisco. Però al di là delle battute, perché citare quel ragazzo oggi? Perché quel ragazzo ha detto una cosa a quel nostro connazionale italiano, ha detto in lacrime una cosa meravigliosa negli spogliatoi: nessuno credeva in me, eppure io voglio ringraziare chi ci ha creduto, la mia famiglia, i miei genitori, perché io adesso ho coronato il sogno che non sembrava possibile. Vorrei raccontarvi questo, vorrei dirvi che più forti in Italia è possibile, a condizione ciascuno di fare un pezzettino della propria parte. E io vi dico che cosa facciamo noi nel prossimo anno, da qui alla prossima assemblea degli industriali, magari sperando un giorno di poter portare l'elenco puntato e il time check che il presidente degli industriali di Verona offriva all'attenzione di tutti noi. Io vi dico gli impegni e i motivi per i quali sono convinto che questo sogno sia alla portata di tutti. E la parola più forti si colleghi all'essere più semplici e più coraggiosi. Noi nell'arco delle prossime settimane andiamo in Europa, forti di un risultato importante alle elezioni, e diciamo che per noi l'Europa non può essere soltanto un clamoroso e arido elenco di regole burocratiche. E quando c'è un comune, come è accaduto nella prima uscita che io ho fatto proprio a Treviso, Luca Zaia sa a cosa mi riferisco, che chiede di poter avere il patto di stabilità sbloccato semplicemente per rimettere a posto le scuole, lo abbiamo sbloccato la settimana scorsa, bene, l'Europa ha il dovere di intervenire in modo diverso da come ha fatto fino ad oggi. L'Europa che va cambiata alla radice e che può cambiare soltanto l'Italia, perché in questi anni l'Italia che cosa ha fatto? Ha fatto la Cenerentola, l'ultimo vagone della locomotiva. I nostri politici ci hanno detto non faremo la fine della Grecia, come se le ambizioni dell'Italia potessero essere così ridotte da farci sentir dire non faremo la fine della Grecia, con tutto il rispetto per i greci. Noi vogliamo guidare l'Europa,
Segnatevi questa data, 2 luglio, si va a Strasburgo, inizia il semestre europeo. Lì l'Italia tira giù le carte, lì l'Italia racconta come vuole cambiare l'Europa. E cambiare l'Europa significa oggi cambiare su tutte le politiche per il nostro Paese, a partire da quella infrastrutturale. Segnatevi questa ulteriore data, così Giulio vado sul time check a cui ci hai richiamato. Fine del mese di luglio, prima di andare a fare la sintesi dei primi 5 mesi. Elenco puntuale di tutte le infrastrutture bloccate. Non mettiamo la Napoli-Bari contro la Milano-Venezia. La Napoli-Bari, che non è ancora partita, magari fosse partita, lo dico qui in Veneto, magari fosse partita la Napoli-Bari, noi saremmo un paese molto più serio, recuperando un pezzo di mezzogiorno, perché è bene anche uscire da questa filosofia che è il nord contro il sud. Noi dobbiamo portare il sud a correre, non possiamo continuare a dire voi se il sud in questi anni non ha corso, e lo sappiamo che non ha corso, bisogna mettere in moto anche il sud, non stare a dire nord contro sud. Ma Napoli-Bari è un film che ha il proprio finanziamento. Io vi dico qui che entro il mese di luglio noi siamo in condizioni di andare a non sbloccare, perché come sapete tra Milano e Venezia ci sono 2 pezzi di alta velocità che sono già fatti, la Padova-Venezia e la Milano-Bergamo. Noi abbiamo bisogno di collegare da Bergamo a Padova, di intervenire in modo rapido, di utilizzare i fondi europei anziché spezzettarli in mille rivoli per grandi progetti che servono. E nel decreto infrastrutture, nel decreto sblocca Italia che stiamo preparando entro la fine di luglio, dove vogliamo mettere la soluzione per i tanti edifici bloccati, le caserme, gli immobili statali bloccati, dalle caserme del centro delle città del nord, e quante ce ne sono in Veneto di caserme che possono essere sbloccate o offerte alle autorità locali o messe in moto per un progetto chiaro, fino ai contenitori straordinari del sud che sono incredibilmente fermi. Com'è possibile che un paese normale tenga Bagnoli in quelle condizioni? Noi entro il 30 di luglio andiamo sul decreto sblocca Italia, e vi dico però è inutile risolvere il problema delle infrastrutture se poi al soggetto che si prende in mano la caserma nel centro di Verona o di Vicenza o comunque nel Veneto poi sei costretto a un tour de force pazzesco per andare a ragionare con l'ufficio comunale, l'ufficio provinciale, l'ufficio regionale, la sovrintendenza, la sottintendenza, la medintendenza. Noi abbiamo bisogno di essere operativi. Quelle strutture lì avranno dei tempi certi burocratici, a prescindere dall'intervento di venerdì scorso sulla semplificazione della pubblica amministrazione. Dovranno avere cioè un canale privilegiato, un canale di burocrazia chiaro, zero. Ah, ma facendo norme semplificate si rischiano le tangenti. Ehi, non prendiamoci in giro. In questo paese le tangenti che hanno riguardato la politica e i politici, e io sono il primo ad aver detto al mio partito con molta forza che chi ha sbagliato è giusto che paghi, senza se e senza ma e senza troppe scuse. Detto questo però vi dico anche che le tangenti non nascono dalla semplificazione, le tangenti nascono da un sistema complicato, arzigogolato, che è stato fatto per anni e per decenni puntando sulla difficoltà degli interventi, sulle varianti d'opera, per cui alla fine uno fa un progetto, ci fa un pacchetto, poi chiama interventi successivi che complicano l'appalto. Siamo arrivati al punto che in alcuni casi, lo ha detto qualcuno in un'intervista recentemente, si andava persino dai comuni a dire beh, chiedete di fare opere compensative perché almeno poi ce le spartiamo per benino. E allora è bene dire che la semplicità è la prima regola per evitare i giochini sulle tangenti. Ed attenzione, quando noi diciamo che ci vogliono più regole chiare, diciamo anche che non è possibile avere tutte le volte una nuova autorità che fa i controlli e alla fine si scopre che in alcuni casi rubano anche le guardie, non soltanto i ladri. Per rispetto a questo paese, chiarezza sulle regole, ma semplicità e sblocco degli investimenti immediati. Questo è il punto centrale.
non è la solita discussione per la quale uno dice, beh sì, tu vieni, intervieni, e poi alla fine tutto rimane come prima. Noi non stiamo cercando titoli sui giornali, noi stiamo cercando di essere immediatamente operativi. 27 giugno, una riforma che vorrei citare qui davanti agli industriali del Veneto, di Verona e di Vicenza. La riforma del terzo settore. Dice, Matteo, sei fuori tema. No, no, sono nettamente in tema. Guardate che voi non siete per il profitto, anche se è giusto, lo avete ricordato, citando Federica Guidi e il suo intervento all'Assemblea di Confindustria, che questo Paese deve smettere di essere ostile a chi vuole investire e fare profitto. Però voi non siete soltanto in azienda per fare profitto, altrimenti in questi anni non avreste tirato sulla baracca e continuato a lavorare, avreste investito in finanza, avreste chiuso le aziende e avreste probabilmente portato i vostri soldi a godere in un altro modo, visto che comunque il Paese ha fatto di tutto per andare a colpire chi voleva creare lavoro. Se siete qui è perché avete nel vostro cuore una dimensione straordinariamente bella e affascinante, per il quale creare aziende, creare posti di lavoro, fare profitto come giusto e doveroso che sia, è l'elemento che trascina una comunità e un insieme di persone. Se voi siete qui è perché non soltanto volete semplicemente pensare giustamente a fare gli sghei, ma perché avete intenzione e interesse a rendere il vostro territorio migliore di com'è. Allora, se questo è, l'Italia ha bisogno di una riforma anche del terzo settore, perché l'Italia non è un insieme di codici fiscali, l'Italia è un insieme di valori, e in questa terra operosa avete dimostrato tante volte che l'attenzione all'altro, la solidarietà, lo sguardo profondo verso il territorio sono elementi che sono elementi caratterizzanti la vostra comunità. E io questa cosa qui la difendo e ne sono orgoglioso, e penso che insieme alla riforma del terzo settore vada portata finalmente le linee di consultazione sulla riforma della giustizia. Noi in Italia abbiamo un sistema di giustizia per il quale lo spread che c'è tra noi e i tedeschi non si misura soltanto sull'energia elettrica o sui titoli di Stato, è anche sui tempi della giustizia civile. Il processo civile telematico parte alla fine del mese, il processo civile telematico non basta, noi abbiamo messo nelle norme approvate venerdì anche alcune regole, per esempio se vi fanno ricorso al TAR ci devono essere dei tempi certi, perché altrimenti come funziona? Parla l'ex sindaco, vi danno la sospensiva prima che si fissi l'udienza, chi si è visto, e prima che si arrivi nel frattempo l'appalto è già svanito quasi. Poi magari ci si lamenta, perché cosa succede? Succede che ci sono i ritardi negli appalti e crescono e si gonfiano le cifre. Allora, certezza dei tempi della giustizia. È una giustizia dove finché non sei condannato, a meno di improrogabili questioni, tu non vai in carcere. Quando sei condannato ci vai sul serio, perché è giusto che la legalità non sia un optional. Questo è quello che vogliamo fare nell'arco delle prossime settimane, ma non basta, non basta, non basta la burocrazia, non basta il tema della giustizia, non basta l'intervento sul lavoro, su cui pure il disegno di legge delega è l'attenzione del Senato e adesso deve correre. Ci sono molte altre questioni, io non ve le posso far tutte se no vi addormento, poi spengono le luci nel momento in cui e poi le riaccendono all'improvviso, per cui chi sta facendo la pennichella va in difficoltà. E allora molto rapidamente, le ultime due questioni su cui spendo ancora una parola. Il tema del fisco. Ora, io lo dico con molta sincerità e con molto affetto. Sulla TASI ci ho capito poco anch'io ad oggi. Dici, caspita, ti abbiamo anche messo Presidente del Consiglio. Un bel investimento si è fatto. Il punto è molto semplice. Oggi in Italia sembra che si faccia di tutto per rendere complicato pagare le tasse. Cioè già, perdonatemi, non sto, vi prego, sto cercando di fare, ho evitato di fare il discorso demagogico alla ricerca di applausi, non finiamo male, quindi rimaniamo su questo. Vi sto semplicemente parlando da uno che vi racconta che cosa vuol fare, in che tempi e che cosa immagina e su cosa chiede di essere giudicato. Perché io posso anche perdere consenso. L'importante è non perdere la faccia ci tengo più che al consenso. Nel tema della tassazione, oggi in Italia rendiamo un
Lo dico oggi che è il giorno del pagamento per quei comuni i quali non hanno modificato. Sembra che tutto sia finalizzato a rendere il pagamento delle tasse un incubo. Sembra che la semplicità sia un problema. Già, non è che vi sto dicendo cose particolarmente gradite, non è che vi sto dicendo vi rendo più basse, non è che vi sto dicendo vi abbasso le tasse. Io non vi sto dicendo questo. Vi sto dicendo da qui a un anno, intanto iniziamo con rendervi semplice il pagamento. Uno dice, guarda, non basta. È una rivoluzione invece. È una rivoluzione. Noi abbiamo oggi destagionalizzato anche il lavoro dei commercialisti, fissando date le più complicate possibile. Si paga le tasse un solo giorno e con criteri chiari, con metodi uguali. Noi semplicemente per fare lo stesso modello abbiamo dovuto fare un decreto legge venerdì scorso per dire che le SCIA e i permessi a costruire devono essere con un unico modello in tutto il paese, in modo tale che non ci siano regole diverse tra un comune e l'altro. Bene, sulla tassazione che cosa proponiamo? Che cosa facciamo? Abbiamo approvato, o meglio no, abbiamo discusso in Consiglio dei Ministri venerdì, lo portiamo in settimana alla consultazione. Mi diceva Squinzi che ci sarà anche con Confindustria proprio in questa settimana e lo approviamo venerdì. Il primo pacchetto di semplificazioni fiscali, dichiarazione precompilata. Intanto 20 milioni di italiani sanno che cosa devono fare. Ma perché? Cosa cambia ricevere il modulino? Semplicemente che uno non fa la fatica di fare i conti? No. È la trasformazione del rapporto tra Stato e cittadino. Cioè io non posso dire al cittadino, te, com'è Tasi? Tasi e paga... Mi ha detto Zai anche un'altra cosa che però non posso dire in pubblico, Tasi, e poi io ho 5 anni di tempo per stare a controllare tutto quello che hai fatto e se al 4° anno, 11° mese, 27° giorno, zac, scopro che hai sbagliato, ti mando sotto le sembianze di un mostro l'accertamento, che magari segue l'accertamento dell'autorità di garante della sicurezza e poi precede l'accertamento dei vigili urbani e poi in una logica di accertamenti costanti per cui uno apre l'azienda e c'è una porta girevole dove c'è sempre qualcuno che a nome dello Stato viene a controllare tutto, come se questo fosse uno stato di polizia. Facciamo pulizia più che polizia, diamo la certezza dell'intervento. Io ti dico, caro cittadino, mi fido di te. Dopodiché se ti becco a sgarrare avendo reso semplice il meccanismo è la volta buona che facciamo due conti, ma è il rovesciamento culturale, è il rovesciamento per cui il cittadino non è un potenziale evasore, è lo Stato che è a disposizione del cittadino per provare insieme a rendere questo paese più semplice e più normale. Questa è la rivoluzione della dichiarazione precompilata. Lo sapete quanti sono i cittadini che fanno errori formali in Italia? Quasi 1 milione. Errori formali sono bagatelle. Ma ci sarà chi fa il furbo, per carità, va bene. Cioè, ma non è che uno si mette a sbagliare per 48 euro la dichiarazione perché pensa di fregare quei 48 euro e di andarci a mangiare una pizza. Può succedere di sbagliare. Noi impieghiamo la macchina dello Stato nel rincorrere quasi 1 milione di errori formali e ingolfiamo tutto ciò che è la struttura giudiziaria tributaria, perché dobbiamo andare a riprendere i 48 euro. Ed è giusto, per carità. Ma se invece a monte semplificassimo, se dicessimo questo è quello che devi, se trasformassimo questo, chiediamo alla nuova direttrice che abbiamo individuato venerdì dell'Agenzia delle Entrate di trasformare il rapporto con l'Agenzia delle Entrate, che deve essere innanzitutto il consulente delle aziende. L'Agenzia delle Entrate, prima che di essere quella che stanga chi sbaglia, deve essere a disposizione consulenziale delle aziende. E dobbiamo rovesciare la forma mentale ed arrivare a dire che ci deve essere, prima della sanzione vera e propria, lo stiamo sperimentando in agricoltura, una sorta di diffida. Calcisticamente, una sorta di cartellino giallo. È chiaro però che questo deve dare garanzie di certezza del diritto, che se tu stai fregando sul serio, non è possibile che si leggano le notizie per cui evasione per 400 milioni, patteggia e con 400 mila euro se la leva di torno. Deve essere un cambiamento profondo di mentalità. Questo è l'inizio dell'operazione sulla semplificazione fiscale che abbiamo in testa di fare.
e dicevo l'ultimo, l'ho tenuto in fondo, che è il tema delle riforme costituzionali e istituzionali. Io vi ho risparmiato un sacco di cose da dirvi che probabilmente vanno bene, però le riforme costituzionali mi colpiscono perché tutte le volte che vado agli incontri di Confindustria viene detto fate le riforme, è stato detto anche nell'Assemblea di Roma del 29 maggio, lo avete detto oggi voi, fate le riforme. Perché fare le riforme? Perché tutti voi siete appassionati a una discussione tra il bicameralismo perfetto, bicameralismo perfetto all'italiana o il bicameralismo su base regionale alla tedesca oppure quello sulle assemblee degli amministratori modello francese? Volete il Senato che dia potere sulle leggi regionali o su quelle europee? Io non credo che siate così interessati a questo tipo di discussione. Talvolta mi sembra che non lo siano nemmeno gli editorialisti e alcuni addetti ai lavori, che il bicameralismo perfetto in Italia non è che è arrivato per scelta politica, è arrivato perché la DC e il PC in Assemblea Costituente non riuscirono a mettersi d'accordo. La DC voleva il Senato delle professioni, il PC voleva il Senato delle autonomie, non si trovarono d'accordo, fecero il Senato che fa le stesse cose della Camera e abbiamo ingolfato il procedimento legislativo. Prendi un decreto, portalo alla Camera, la Camera cosa fa? Ti cambia una virgola, mandalo al Senato, il Senato dice, eh beh, ma se l'hanno modificato, che siamo noi? Siamo forse meno bravi di quelli della Camera? Toh, ti cambia un punto e virgola, e lo rimanda alla Camera, e lo rimanda al Senato, in un ping pong che dà il senso di una politica che perde tempo. Bene, noi lo modifichiamo, il Senato, e lo modifichiamo, lo dico perché ho visto ieri che tutte le forze politiche ora hanno cambiato idea, sono tutti favorevoli a fare le riforme. Bello perché, no ma è positivo, un mese fa sembrava che ci avessi la peste, io dicevo Renzi vuol fare le riforme, ora sono tutti per fare le riforme. Bene, si tratta di mettersi intorno a un tavolo, o meglio ancora via email che si fa prima, e cerchiamo di essere operativi. Questa è la settimana in cui le cose si decidono. Però queste riforme non le facciamo semplicemente per cambiare il procedimento legislativo. Le facciamo perché tutti noi pensiamo che l'Italia abbia tutte le condizioni per potercela fare. E lo dico pensando a voi, pensando al fatto che state in una competizione globale con i vostri vicini austriaci o tedeschi che hanno il costo del lavoro che è più basso, che hanno un sistema fiscale che è più efficiente. Il costo del lavoro più basso non è vero, in Germania non è così, ma hanno un sistema del lavoro che è molto più semplice. È più efficace, più efficiente del nostro, e noi dovremmo copiare i tedeschi anziché lamentarci dei tedeschi. E abbiamo un sistema in cui il costo dell'energia è differente, e abbiamo un sistema in cui la riorganizzazione dello Stato è già diventata realtà. Perché riuscite ad andare avanti? Perché siete italiani, perché siete veneti, perché siete italiani, perché siete capaci, perché avete nel cuore la voglia di essere più forti anche delle paure, e perché tutto sommato noi dobbiamo smetterla di parlare male di noi quando siamo fuori e anche quando siamo dentro. Noi siamo il peggior direttore commerciale dell'Italia. Siamo come un negozio che quando uno vuole entrare dice non entri da noi perché abbiamo un sacco di problemi. Noi dobbiamo cambiare il racconto che c'è. E per cambiarlo le riforme sono il passepartout, sono la chiave di ripartenza. Ecco perché io non sono venuto qui a farvi il discorso strappalacrime su quanto sia importante investire nella manifattura, nell'economia, sì, tutte cose vere. Non sono venuto qui nemmeno per dire che siccome abbiamo vinto le elezioni vogliamo andare. Io so che non ho vinto le elezioni io e non le ha vinte il mio partito. E se molti di voi hanno votato per noi, magari per la prima volta, non lo hanno fatto perché hanno pensato di mamma mia come sono bravi questi. Sono consapevoli che se l'avete fatto con il sentimento di chi dice toh, proviamo anche questa, è proprio l'ultima spiaggia. Siccome sono consapevole di questo e non mi prendo in giro e non mi monto la testa, vi voglio dire che quel 40,8% noi lo prendiamo, lo investiamo. Tra l'altro, per chi vuole reinvestire in azienda, la Guidi con Padoan ha preparato un paio di normette non male, guardate il decreto legge appena esce. Noi quel 40,8% non lo portiamo a casa, lo reinvestiamo immediatamente, come fanno gli imprenditori capaci, bravi, che hanno voglia di scommettere sul futuro. E reinvestendolo ci giochiamo tutto, faccia e tutto il resto,
in un progetto di riforme che renda la burocrazia una cosa normale, il fisco una cosa semplice, le infrastrutture una cosa veloce, veloce, la giustizia una cosa degna di questo nome, e se mi permettete l'Italia un paese più bello di come noi lo raccontiamo. Ecco, sono qui per dirvi, io personalmente non mollo di mezzo centimetro, andiamo avanti a testa alta, vi chiedo il vostro aiuto perché? Perché ora che siamo arrivati dal momento di passare dalle chiacchiere ai fatti, voi che notoriamente siete persone capaci soprattutto di fatti e di poche parole, facciate sentire la vostra voce in questo paese, o lo cambiamo insieme o non lo cambia nessuno. In bocca al lupo. Fischiavano. Questo applauso mi sembra piuttosto sincero. Parlando di fisco, tu pensa un po', hai ricordato il 40,8%, tu pensa se a un certo punto arriva qualcuno e dice di quel 40,8% il 60% te lo tolgo via perché lo devo dare a qualcun altro, governa con il 60% in meno. È quello che succede con i guadagni di questi imprenditori. Tu che cosa faresti? Perché è vero, non semplificare va bene, ma dobbiamo anche abbassare. Non farei questo esempio perché col 20% hanno governato anche troppo in questi anni. Quello che voglio dirvi è che sul tema fiscale abbasseremo anche le tasse, ecco. Però gliel'ho fatto dire, no, eh? Sì, però permettetemi, non è questo il punto oggi, e quindi mi piace dirlo. Noi abbiamo iniziato con il 10% dell'IRAP, che è la tassa più antipatica, che, cioè, non è che le altre sono simpatiche, però il tema dell'IRAP è odioso. Tu crei posti di lavoro, sei in difficoltà e devi comunque pagare, cioè, lo sapete meglio di me. Noi abbiamo iniziato la riduzione delle tasse, ma la semplificazione è il primo passo, e poi naturalmente per pagare meno. Senti, un'ultima cosa, siamo in Veneto, Mose, ma io uso una parola che si usa un po' non ti fa incazzare il fatto che non soltanto si è pagato molto molto ma molto di più e che si è mangiato parecchio, ma che non l'hanno manco finito? Cioè, diciamo, hanno mangiato e poi l'hanno finito e funziona. No, hanno mangiato, non l'hanno finito e ancora c'è il dibattito se funziona o meno. Non è questo anche il brutto dell'Italia? Mi piace il tecnicismo giuridico che ha utilizzato. Incazzato. Su quella parola. Da veneziano sono un po' incazzato. Eccellenza, lo perdoni. No, la vicenda è molto... Diciamo, la vicenda ha più piani, perché in questo momento ci sono tante questioni. In Italia, a mio giudizio, per tanto tempo si è pensato che le infrastrutture pubbliche, siccome sono di tutti, non sono di nessuno. E quindi che chi si aggiudicava un appalto, non è il caso specifico del Mose, ma riguarda tante opere pubbliche, fosse titolato ad applicare dei rialzi sull'opera pubblica che magari fino a 30 anni fa o 20 anni fa erano anche giustificati dall'inflazione, e poi c'era da sistemare gli amici degli amici. Nella Prima Repubblica c'erano i partiti che erano con questo strutturati in modo vergognoso, ma erano strutturati, c'era un sistema addirittura con le percentuali, e abbiamo visto com'è finito, io dico fortunatamente. Nella Seconda Repubblica ai partiti si sono sostituiti a lobby d'affari, talvolta guidate da politici, talvolta da altri, che hanno però causato lo stesso malaffare. Bene, io non entro nel merito, sono convinto che il Mose sarà un sistema che tecnicamente sarà, come è stato ricordato, all'avanguardia, che aiuterà Venezia. Quello di cui sono certo è che, uno, chi ha sbagliato, e parlo innanzitutto dei politici, ha il dovere di pagare, perché non è immaginabile che torni tra 20 anni gli stessi corrotti e corruttori, come è accaduto in una vicenda analoga a Milano, dove sono tornate le stesse facce. Queste sono cose che fanno cadere le gote, per utilizzare lo stesso tecnicismo giuridico duro. Secondo punto. Eccellenza, questa volta sono io che porgo le scuse. Secondo punto, per me è molto importante dirlo. Noi dobbiamo avere una certezza di interventi per cui dobbiamo dimostrare che siamo in grado di fare le opere pubbliche senza le tangenti. E da questo punto di vista vedrete il decreto infrastrutture, il decreto sblocca Italia di fine luglio in che direzione andrà. Terzo punto. Io credo profondamente nel fatto che di fronte alle difficoltà ci sono due modi di reagire. Un modo è quello di abbattersi, il secondo modo è quello dei popoli coraggiosi e coriacei che ripartono con più slancio e con più energia.
credo fortemente nella intelligenza, nel coraggio e nelle capacità del popolo veneto, e quindi in bocca al lupo. Bene, grazie Matteo Renzi, il saluto di Confindustria.